Ben ritrovati a tutti gli amici del mondo della pallamano dal canale 96 di Telefirenze Viola Supersport. Ben ritrovati da Stefano Ballerini, Paolo Caselli che ha lavorato in redazione per mettere su questa che è l'ultima puntata di questa stagione di A Tutto Handball. Poi, se ci saranno notizie, vi ragguaglieremo durante i nostri appuntamenti di rassegna stampa lunedì, mercoledì e venerdì in diretta dalle 10 a mezzogiorno di ogni settimana. Grazie a Enrico Milano che ha avuto il testuale di questa trasmissione che è già pubblicata da ieri su www.firenzeviolasupersportlive.it/.com. E allora andiamo immediatamente a vedere perché c'è una bella notizia. Si sono giocate le finals under 17 maschili e femminili. Il Malo e la Tusse Prato sono campioni d'Italia e dunque le due squadre diventano campioni d'Italia della categoria under 17 alle FAIG Finals, ancora disputate ovviamente alla Casa della Pallamano a Chieti. I Veneti per la prima volta e le Toscane per il secondo anno consecutivo conquistano lo scudetto di categoria, il primo giovanile della stagione 2022-23, battendo rispettivamente in finale pari età di Bolzano al maschile 26-25, Cassano Magnago al femminile 27-26. Dunque, under 17 maschile, scudetto dal sapore storico per Malo. Il club vicentino conquista il tricolore superando in finale la concorrenza di Bolzano, finisce in volata 26-25 primo tempo, 13-15 al termine di una finale entusiasmante per intensità e davvero alto tasso agonistico. Decide il match il gol di Gianluca Sassaro, intuizione del terzino maladense, autore del pallonetto che fissa il 26-24 a 1-13 dal termine, precludendo ai bolzanini ogni chance di rientro in partita. I ragazzi di Udovicic troveranno sì il meno uno con Gasser, ma dovranno poi cedere nel finale, nonostante un ultimissimo tentativo tiro praticamente a tempo scaduto di Nixiar per Malo. È un tricolore che arriva e rimonta al 51esimo. Gli altoatesini infatti erano avanti di più 2, 23 21. E allora questo è per quello che riguarda le finali dell'Under 17 maschili, il piazzamento 9 decimo Pescara Cassano Chiaravalle, a Pescara Cassano Chiaravalle 31-27, a Chieti per il terzo e quarto Merano Cologne 34 e 31, per il settimo ottavo posto Pescara, Campodue, Modena, Ravarino 23-36, per il quinto e sesto a Pescara, Aretusa, Trieste 30-29, il finale della partita che decide il tricolore, Malo, Bolzano 26-25. Andiamo al femminile, quello che ci interessa, Tusce Prato, brave le pratesi, campioni d'Italia per il secondo anno consecutivo alla Casa della Pallamano, consacra il successo delle Toscane allenate dall'amica Claudia Guida, protagonista del 27-26, anche qui arrivo in volata. Primo tempo però con 4 gol di vantaggio, 16-12 contro il Cassano Magnago, esito di un confronto deciso sul filo di lano. Il match point a 10 secondi dal termine lo segna la centrale Giulia Martinelli in penetrazione. La giocatrice pratese annullerà così la rimonta Amaranto durata per quasi tutto l'incontro e culminata col momentaneo 26-26 di Chianesi a un minuto e mezzo dal termine. Alle Lombarde non basta la grande prestazione di Alessia Zizzo, autore di 13 reti, divenuta la miglior realizzatrice del torneo con 48 segnature complessive. Prato bissa lo scudetto dello scorso anno, secondo consecutivo in under 17 e terzo, considerando anche quello ottenuto con il gruppo dell'under 15, quasi dello stesso gruppo di atleti. E allora vediamo nono decimo posto Pescara con Versano Brescia 22-20,
settimo e ottavo posto Pescara, Camerano, Cellini, Padova, 30 a 20, terzo e quarto posto a Chieti, Laugen, Casagrande, 25 e 33, per il quinto e sesto a Pescara, Ariosto, Ferrara, Caltern, 16 e 26, per il primo e secondo posto a Chieti, Cassano, Magnago, Tusce, Prato, 26 27. Qualcuno vuole andarsi a vedere tutti i tabellini bene nel pezzo che noi abbiamo già pubblicato prendendo in copia e incolla il comunicato esaustivo della federazione? Ringrazio. Pigiate i download di ogni partita, vi aprite e andate a vedere esattamente quelli che sono stati i tabellini dei marcatori. Per cui ci sono anche le foto, per cui c'è l'All-Star Team della FAIG Finals Under 17, portiere Alexander De Ehrenstein, Bolzano, ala sinistra Marco Zordan Malo, terzino sinistro Nicolas Trost, Trieste centrale Biagio Marchioro Malo, terzino destro Nevescia Yatavange, Aretusa, ala destra Samuele Caramagno Aretusa, pivot Efrem Saccardo Malo, top scorer Davide Boschetto Pontinia, 84 gol, MVP della finale Nevescia Yatavarage Aretusa. L'All-Star Team delle FAG Finals Under 17, portiere Margherita Danti Camerano, ala sinistra Giulia Laimer Laugen, terzino sinistro Alessia Zizzo Cassano Magnago, centrale Hanna Reifer Calter, terzino destro Anna Magri Ariosto Ferrara, alla destra Alessia Franchi Brescia, pivot Sara Apostol Casagrande Padana, top scorer Alessia Zizzo Cassano Magnago, 48 gol in totale, MVP Nathalie Falz del Carten. Voglio dire, vince Prato, non c'è nessuna giocatrice di Prato menzionata, ma misteri della fede. Andiamo al campionato europeo di beach handball, si è giocato a Nazaré, l'Italia maschile chiude al nono posto, le azzurrine chiudono in undicesima posizione. Le nazionali maschile e femminile di beach handball concludono con una vittoria il loro Euro 2023 a Nazaré in terra di Portogallo. Le selezioni azzurre battono rispettivamente Svezia 2-1, Ucraina 2-1, concludendo il loro percorso al nono posto per quanto riguarda il team maschile, undicesima quella femminile. Pasquale Maione, tecnico della nazionale maschile, dice: siamo chiaramente soddisfatti del risultato ottenuto e la dimostrazione che abbiamo lavorato bene, che siamo sulla strada giusta. Noi dello staff ne eravamo convinti da tempo, ma questo piazzamento credo ci dia maggiori certezze in questo senso. Nonostante ciò che di buono abbiamo fatto, non nascondiamo di avere un po' di amaro in bocca, perché le contingenti ci hanno costretto a lasciare a casa centimetri e qualità che ci avrebbero permesso di misurarci ad armi pari anche nella fase a gironi. Sulla nostra strada abbiamo trovato i nuovi campioni europei, Ungheria, una semifinalista di questo torneo, il Portogallo, e questa la dice lunga sulla qualità delle nostre avversarie nella prima fase. Tengo a sottolineare la grande disponibilità offerta da tutta la squadra, dimostrazione di come problemi e difficoltà del singolo sono sempre state colmate dal collettivo. Finalmente abbiamo trovato la strada giusta, continuare a lavorare e avere ancora tempo e disponibilità in questo senso ci permetterebbe di proseguire su questo percorso per colmare in misura ancora maggiore il divario con le squadre più forti. La classifica finale al maschile: Ungheria, Germania, Danimarca le prime tre, Portogallo, Spagna, Norvegia, Croazia, Ucraina, nona l'Italia, decima Svezia, Grecia, Polonia, Francia, Olanda, Romania e Svizzera. Andiamo a vedere quelli che sono stati i risultati della squadra maschile. Avevamo cominciato il 24 maggio, Francia-Italia 2-1. Poi Italia-Ungheria 0-2, Portogallo-Italia 2-0, Italia-Olanda 2-0, Italia-Svizzera 2-1, Italia-Svezia 2-1, Grecia-Italia 0-2, Italia-Svezia 2-1. Vediamo quella che è la risultato della squadra femminile. Le azzurre chiudono con un successo anche loro e anche loro passano per gli shutout, snodo fondamentale per superare 2-1 i 3-7, 20-16, 16-17, 9-6 l'Ucraina e chiudere la competizione
all'undicesimo posto con 18 punti segnati sarà Diana Kobilica, la migliore realizzatrice azzurra nella sfida contro le ucraine. Daniel Lara Kobosse, tecnico della nazionale femminile, dice: sono un po' dispiaciuto per il piazzamento finale, è vero, il nostro girone preliminare era molto molto difficile, ma le nostre aspettative erano di poterci esprimere comunque meglio di quelli che siamo riusciti a fare sempre. Ad ogni modo sono contento per l'atteggiamento e la predisposizione della squadra, credo che si siano rivisti miglioramenti costanti, soprattutto in fase difensiva, che a mio avviso è stata molto positiva. Rimaniamo fiduciosi sul percorso di crescita di questa nazionale. La classifica al femminile: Germania, Olanda, Spagna il podio, Portogallo, Norvegia, Grecia, Danimarca, Croazia, Ungheria, Ucraina, undicesima l'Italia, dietro Polonia, Francia, Slovacchia, Romania del Nord e Macedonia. E anche qui andiamo a vedere i risultati dell'Italia. 24 maggio, gara 1, Danimarca-Italia 2-0, si giocava per set, 23-18, 23-20, Italia-Germania 0-2, Francia-Italia 1-2, Italia-Nord-Macedonia 2-1, Ungheria-Italia 2-0, Italia-Romania 2-0, Ucraina-Italia 2-1, Italia-Polonia 2-1. Le classifiche finali dei placement round maschile: gruppo 1, Polonia 4, Grecia 2, Francia 2, Romania 0, gruppo 2, Italia 6, Svezia 4, Olanda 2, Svizzera 0. I placement round al femminile: gruppo 1, Ucraina 6, Polonia 4, Francia 2, Slovacchia 0, gruppo 2, Ungheria 6, Italia 4, Nord Macedonia 2, Romania 0. Le classifiche conclusive della prima fase degli Euro 2023 al maschile: gruppo A, Norvegia 4, Croazia 4, Olanda 4, Polonia 0, gruppo B, Portogallo 4, Ungheria 4, Francia 4, Italia 0, gruppo C, Spagna 6, Ucraina 4, Svezia 2, Grecia 2, gruppo D, Danimarca 6, Germania 4, Romania 2, Svizzera 0. Le classifiche finali al femminile: Germania, gruppo A, Germania 6, Danimarca 4, Italia 2, Francia 0, gruppo B, Olanda 6, Portogallo 4, Ucraina 2, Nord Macedonia 0, gruppo C, Norvegia 6, Grecia 4, Ungheria 2, Slovacchia 0, gruppo D, Spagna 6, Croazia 4, Polonia 2, Romania 0. Torniamo in Italia, era in programma il playout salvezza Carpi-Romagna, va, Carpi rimane, Romagna scivola in Serie Silver, salvezza per il Carpi e il Romagna a salutare la Serie A Gold, retrocedere in Silver. L'ultimo verdetto della stagione maschile arriva da gara 2 del playout, vinta 43-30, primo tempo 23-16 al Paolo, al Pala Vallauri, dalla squadra allenata da Davide Serafini. La finale era stata soggetta ad un primo rinvio per l'allerta meteo delle alluvioni che hanno colpito l'Emilia Romagna. Dopo il pareggio dello scorso 14 maggio al Palacabina, 26-26 in campo dei carpigiani, sfida di fatto senza storia, locali avanti 12-5 dopo il primo quarto d'ora, sul più 7 si andava a riposo, padroni della ripresa, doppia cifra per l'ex Siena Krejčí Kaša con 10, miglior marcatore della contesa per il Carpi, e la seconda salvezza consecutiva in Serie A Gold dopo quella centrata la scorsa stagione. Romagna, neopromossa ai nastri di partenza, deve salutare la massima serie, ripartirà dalla Serie A Silver. Ricordo l'andata dunque: Romagna-Carpi 26-26, gara 2, Carpi-Romagna 43-30. I playout salciscono dunque la salvezza di Fondi, Secchia Rubiera e Carpi. Il Romagna retrocede in Silver insieme alla giovane formazione del Campus Italia. Il ricollocamento della squadra federale nella seconda categoria nazionale a partire dal 23-24 era già definito ad inizio anno. Parliamo e arriviamo a Tavarnelle. Dunque, allora, giovedì si parte con la finale di andata, primo e secondo posto nel campionato Under 13. La partita sarà a Tavarnelle Medice alla Palestra Biagi. Vi aspettiamo numerosissimi, mentre
notizie dalla prima squadra. Conclusa una grande stagione con la salvezza tavernellina, arrivano novità. Matteo Botta Pelacchi lascia la panchina, promosso a dirigente, sarà il nostro nuovo direttore sportivo. Dunque Matteo Pelacchi non sarà più l'allenatore della Pallamano Tavernelli. La decisione era già stata presa da tempo, è stata ufficializzata adesso. Il tecnico lascerà la panchina della prima squadra e delle giovanili dopo tantissimi anni di lavoro e ottimi risultati ottenuti. Nuovo compito per lui, direttore sportivo dell'intera società consigliere, dove da ottobre in società sono entrate a far parte della dirigenza anche altre nuove importanti figure. Pelacchi dice: devo ringraziare davvero tutti, dichiara il coach. Abbiamo insieme passato anni bellissimi, scritto la storia di questa bella società, una delle più strutturate e organizzate in Toscana. Ho fatto questa scelta da tempo, ma rimango dentro come ruolo molto importante a cui sto già lavorando da un mesetto per far crescere ancora più di tutti i nostri ragazzi delle giovanili e gli allenatori. Ringrazio per la fiducia l'attuale presidente Perattone e tutto il nuovo consiglio, ma desidero ringraziare anche i vecchi presidenti Frullano e Mazzuoli, che mi hanno dato molto e voluto fortemente questo mio impiego in un altro ruolo dopo essere stato prima giocatore e poi allenatore. Mi sono tolto grande soddisfazione anche personali con tante vittorie nei campionati giovanili, nel 2016 conquistando la storica promozione in Serie A. Adesso è giunto il momento di lasciare e dedicarmi a un nuovo importantissimo ruolo di dirigente e direttore sportivo. A breve ci saranno tante novità, abbiamo portato in alto Tavernelli e ora dobbiamo far crescere tutto il bacino giovanile che sarà il nostro futuro, avendo tra le nostre fila tanti ragazzi di buonissimo valore, molti dei quali si sono fatti, aggiungo io, valere nel portarci ad ottenere la salvezza anticipata con 4 turni sulla fine del campionato in Serie A2, girone B. E allora, questo è la fine di questa avventura del 2022-23 di Pallamano. A tutto handball va in bacino di carenaggio, torneremo all'inizio della prossima stagione. Tutto quello che succederà non solo a Tavernelle ma anche da altre parti ve lo ragguaglieremo nei nostri 3 appuntamenti live della settimana, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 a mezzogiorno. Paolo Caselli in studio, io dal remoto, mi sono preso un momento di pausa, devo rilassarmi, devo assorbire i tantissimi sforzi profusi anche quest'anno, ho bisogno di un attimo di riposo, sono all'Elba, ma mi sentite e mi vedete in remoto dare il vita a questa ultima puntata di A Tutto Handball. Stefano Ballerini, il canale 96, il bis del 187, Firenze Viola Tele, Firenze Viola Supersport, Paolo Caselli, Enrico Milano, vi salutiamo, rimaniamo sempre collegati al bacino della Pallamano, qualsiasi cosa succeda, come già detto, ve lo terremo assolutamente aggiornati. Questa ultima puntata va così a referto, buon handball a tutti, vi lascio, vi voglio bene, rimaniamo però collegati, qualsiasi cosa, un invito a tutte le società, avete da mandarci fotografie, filmati, risultati, specialmente delle ultime battute dei settori giovanili, tutto quello che può fare informazioni, ce lo mandate e noi lo introdurremo nelle puntate di rassegna stampa mattutina, ripeto, ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 a mezzogiorno. Grazie, a presto, buon handball a tutti, linea che torna a Enrico Milano in regia.